È salito a 7 il bilancio delle vittime del maltempo in Toscana e per le prossime ore il meteo potrebbe ancora peggiorare. Ad essere colpite sono state soprattutto le province di Prato, Pisa, Firenze. Il presidente della regione, Eugenio Giani, ha deciso l'evacuazione di alcuni comuni a scopo precauzionale. Le condizioni del meteo infatti continuano ad essere critiche. Nelle prossime ore è previsto un peggioramento, tanto che la sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice di allerta arancione per tutta la giornata del 5 novembre per le province di Livorno, Pisa, Pistoia, Firenze, Prato, Massa Carrara e Lucca. Per le altre province, quindi compreso anche il territorio aretino, il codice è giallo. A preoccupare in provincia di Arezzo non è stata tanto l'acqua quanto il vento. Tanti rami degli alberi rimasti ancora pericolanti e i tronchi squarciati ma non caduti dopo la tempesta nella notte tra il 2 e il 3 di novembre. Il parco del Pionta poche ore fa si presentava ancora così, come denunciato dalle colonne virtuali di Arezzo Notizie.